Al 32esimo Leire sblocca il risultato. Un'azione articolata, il cross di Keane dalla destra, ancora tentativo di Quinn e poi il tocco vincente di Shidi. 1-0. Rivediamo dal basso il cross tentativo del solito Quinn e poi Shidi che non perdona, battuto il portiere Igoshin. Ottimo l'inserimento da dietro di Shidi che poi batte con sicurezza di sinistro. Al 36esimo c'è un pressato fallosamente da Semyonov, calcio di punizione. È stato bravo Keane in questa circostanza, ha tenuto bene il pallone, ha tenuto il suo corpo fra lui e il difensore e si è guadagnato un calcio di punizione. Calcio di punizione per Leire. Keane va a prendere posto in area di rigore. Lo specialista Shidi. Pallone lungo di testa McGrath e la rete! La rete dell'Eire per il 2-0, ha segnato Aldridge e dunque ora siamo al 14esimo del secondo tempo, 2-0 per l'Eire. Queste punizioni sono pericolose, sono palloni a rientrare, è stato bravissimo Aldridge a staccarsi e dare un bellissimo colpo di testa e c'era poco da fare per il portiere della Lettonia Goshen. Rivediamo questa punizione a rientrare, lo stacco di Aldridge che è andato su abbastanza bene questa volta e palla in rete. Erano saltati di testa sia McGrath che Aldridge, che poteva sicuramente avere un bottino sino ad ora maggiore. Sì, certamente, però vediamo che hanno cambiato schemi, mentre cercano di tenere i palloni bassi e si riescono, sono stati sfortunati anche in questa circostanza, che Stotto non è riuscito a mettere a parete. Comunque qua c'è il calcio di rigore che noi non abbiamo ancora visto come mai la situazione è successo questo calcio di rigore. Calcio di rigore assegnato a Leire. Ecco, lo stiamo vedendo, Coin, l'intervento di Boulders e il calcio di rigore. Ma è stato un po' troppo fiscale secondo me l'arbitro, perché non c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Se c'è stata una leggera spinta e Coin forse ha accentuato la caduta e l'arbitro ha bloccato e gli ha dato il calcio di rigore. Calcio di rigore per Leire, dunque possibilità di aumentare il bottino. Aldridge, possibilità di una doppietta, la finta e la rete! La rete del 3-0, un rigore battuto con grande astuzia, si è praticamente quasi fermato e poi col portiere da una parte lui ha tirato la palla dall'altra. Freddo e calcolato, è stato bravissimo, veramente ha mandato Igoshin dall'altra parte e col destro l'ha messa sulla destra di Igoshin. È il secondo gol di Aldridge, sicuramente sarà molto contento questo giocatore, ripeto per l'ennesima volta. Alla fine della carriera vediamo qua, forse c'era anche da ripetere perché non si può fermare la corsa quando si batte il calcio. Whelan, ancora Irwin, il cross di Irwin, Aldridge, la rete, grande rete di John Aldridge di testa, incornata per il 4-0, tripletta per lui. Mi pare il risultato più giusto questo, bravissimo Aldridge, tripletta per lui, come da te, due di testa, uno sul calcio di rigore, questa forse è la rete più bella della serata. 4-0, rete di John Aldridge al 41esimo del secondo tempo, rivediamo il gol. Vedete, l'azione è partita un'altra volta dai piedi di Whelan, Owen è stato bravissimo, cross a rientrare, colpo di testa perfetto di Aldridge, nulla da fare per il povero